Blogosfera Economia e Finanza, siamo a Virtualization Cloud Computing Conference 2011 di IDC e abbiamo l'onore di avere Luca Zerminiani, System Engineer Manager di VMware Italia. Buongiorno. Dunque, una perplessità. Si parla tanto di virtualizzazione, si parla di cloud come del futuro, ma può anche sorgere il dubbio che tutta questa virtualizzazione, tutto questo rendere più facile il lavoro e quindi questo modificare il lavoro nelle aziende faccia venire meno quello che è il ruolo dell'IT. Può essere? Ma no, non credo, nel senso che va un attimino a modificare certamente dei processi organizzativi, per cui si modifica proprio il modo di fare le cose, però questo non va a scapito necessariamente delle persone. Ad oggi, per rimanere nell'ambito del data center, la line of business, responsabile del business, quindi delle applicazioni, chiede delle risorse all'IT. Per noi chiede delle macchine virtuali, queste macchine virtuali vengono create, nel momento in cui vengono create vengono date alla line of business. Se però l'IT non è veloce e agile a rispondere a queste richieste, chiaramente può essere visto, e di fatto lo diventa, un fattore di rallentamento del business. Nell'ottica del cloud invece c'è proprio il concetto di self-service, quindi in questo caso noi avremo una porzione del nostro data center, lasciatemi dire grezzo, quindi a livello di potenza computazionale, storage, networking, una parte di questa potenza computazionale in modo sicuro e controllato può essere data alla line of business e quindi in modalità self-service poi può crearsi e gestirsi le macchine virtuali che fanno girare le loro applicazioni. E quindi di fatto io IT mantengo il controllo della situazione e non sparisco, anzi tutt'altro, ma dall'altro lato le line of business acquisiscono quell'agilità e quell'agilità proprio nel time to market, quindi nella possibilità di rendere disponibile nuovi servizi che generano valore per l'azienda. Quindi c'è sia un taglio di costi, ma anche un lavoro molto più facile e più pulito, no? Per l'IT. Sì, diciamo che l'IT spesso viene percepito come un costo proprio per l'azienda. Se in più viene percepito anche come un fattore di rallentamento, di blocco verso chi crea valore per l'azienda, chi porta soldi, diciamo revenue, sicuramente questo non è positivo. L'ottica del cloud in un certo senso libera da questi vincoli, quindi rende sicuramente le aziende più agili, senza andare poi a togliere, diciamo, o a sminuire né il ruolo dell'IT, come dicevo prima, né il ruolo delle line of business. Perfetto, grazie. Prego, grazie a voi.